Ehi Tess, dove siete? Non vi vedo, ma... Boh, staranno finendo il panettone. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono me e benvenuti in questo video su Metal Slug X, un gioco che ha caratterizzato parte della mia infanzia. Uno degli arcade migliori sulla faccia della terra, secondo la mia modestissima opinione. Grazie al nostro signore Gaben sono riuscito ad accaparrare questo capolavoro al modico prezzo di 1,50 euro, se non vado errato. Uff. E a prima vista potrebbe sembrare Metal Slug 2, ma non lo è. L'X è una reinterpretazione del 2, reso piuttosto più difficile, nemici più pallosi. E io voglio arrivare a superare il quarto livello. La differenza della scorsa volta, quando ho giocato a Metal Slug 2, nel video risposta Rio Tizio Games, lo ricordate il casino, mamma mia. E niente, stavolta la sfida sarà più difficile perché voglio arrivare al quarto livello a Metal Slug X, che è molto più impegnativo, come ho detto, del 2. Vediamo, vediamo. Massima concentrazione. Vai. Sta attento sempre, questo gioco non è da prendere sotto gamba, diciamo, perché se no muori e basta. Cioè, non è come quando faccio indie di merda che posso star lì a rompermi le palle qua. Oh, madonna, è proprio l'esatto contrario in realtà. Sì. Però ogni tanto ci sta un gameplay che non bacia ancora. Ci sta tutto, cioè, nel senso, visto che ci sono stati saldi, appunto, ho preso sto gioco al volo. Cazzo, 1,50 euro subito. Mi mancava in libreria, ho detto vabbè, il 2 lo gioco da anni, ma l'X sarebbe il 2 però più bastardo, eh. Quasi quasi me lo prendo, ci faccio un bel video dove gioco in modo non brutto. No, ma io non sono un dio di Metal Slug come molti dicono, però me la cavo abbastanza, cioè. Per essere un giocatore così che io gioco prevalentemente agli FPS, non a queste cose qua, platform. Generalmente mi fanno schierare, però la Metal Slug, ripeto, ha fatto parte anche questo della mia infanzia. Vaffanculo a tutti. Ecco, quello per esempio non doveva succedere. L'importante però è non morire. Non sto giocando prettamente per fare un punteggio assurdo, ma per arrivare in fondo, come ho detto, al quarto livello, sperando di riuscirci, perché non è facile. Io quando mi pongo degli obiettivi faccio sempre cose poco realistiche, perché guarda, però ci voglio provare, non mi interessa. Qua non ho preso la L, ovvero il laser, perché devo fare questo segreto qua. Anche solo per illustrarvelo, sì. Che dopo, Sam, si vede che non ci hai mai giocato. No, no, io, per cazzo. Perché poi c'è gente, no, che magari ti fa un video senza riferimenti, da nessuno in particolare, però magari ci sono delle persone che prendono in mano dei classici, non per forza Metal Slug, ma giochi in generale di epoca, e si mettono a dire: ah, questo è un grande classico che tutti noi ci ricordiamo dalla nostra infanzia. In realtà magari non ci è mai giocato e ci sta facendo un video giusto perché ha letto da qualche parte che è un grande classico. Cioè, quello veramente lo vedo fare da un po' di persone che magari io, conoscendo il gioco, mi rendo conto che la persona che ne sta parlando non ne sa nulla, comunque ha letto poco fa quello che doveva dire nel video. Insomma, è una cosa che mi fa abbastanza sorridere. Però vabbè, ognuno fa quello che vuole, nel senso, liberi di farlo. Però si vede subito se uno, insomma, ci ha giocato realmente in passato oppure. Quelli sono i finti gamer, come li chiamo io, che su YouTube ce ne stanno alcuni, eh. Insomma,
veri intenditori avranno già capito. Zeb, ma ti riferisci a Tizio, a Caio? A chi mi riferisco lo sapete voi meglio di me, se avete afferrato il concetto. Allora, vediamo un po' se riesco a non morire. Bella domanda, riuscirai a non morire? Non lo so, non te lo so proprio dire. Durante il secondo livello spero di no, anche se ci sono dei salti veramente bastardi qua, ma veramente, soprattutto in questa seconda parte del livello. Madonna, Baccherozzi, Giampaolo Baccherozzi. Allora, anzi, Gianpaolo Baccherozzi, nuovo nome. Oh, dai, concentrati, perché qua si finisce nel secchio. Quasi. Devo aspettare il pipistrello, perché se mi fossi tuffato prima del tempo, manz. Ora, bischia, bischia, mori. Ora scende uno, guarda. Non ricordo. Va, 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 vedi, 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 vedi. Ah. Vaffan. Ah, sì, va bene. Non cadere, per favore. Non fare il cretino. Ora, ora, la gente, se non dovessi prendere questo segreto, direbbe: Zeb, hai lasciato indietro il segreto del genio, come hai fatto? Allora, è un casino, perché se sbagli il salto vai di sotto. Ora io ci provo, ma se muoio io mi incazzo, non so come dirlo. Quasi sfondato il tasto per fare questa. No, ma ero abbassato! Ma porca puttana! Madonna! No, vabbè, vabbè. Vaffanculo, però almeno non sono morto. Però ho perso gran parte delle monete. Ma che ci può fare? Che ci può fare? C'è lo stronzo là che a me mi pare di essermi abbassato in tempo. Poi, oddio. Vaffanculo, nel senso. Tanto qua c'è la cuna, quindi ho avuto pure abbastanza fortuna, nel complesso, perché potevo cadere di sotto, poi perdevo una vita, invece non è successo, e che già sono grato di quello, perché sto livello veramente fa bestemmiare, vi giuro. Sono certe volte che sto facendo un run perfetto, no, con punteggio altissimo, e arrivo lì, cado di sotto. Poi mi sente tutta Arezzo, via Pisa. Madonna. Oh. E vabbè, siamo arrivati al secondo boss. Ancora non siamo morti. Che qua, se cadi di sotto, questo contesto, non è che ti leva un'attacca dalla vita del robot. No, muori direttamente. Muori direttamente, cioè, è da bastardo. Whoop, whoop, no, no. Straccio. No, no, ho perso un pezzo. Straccio, straccio, straccio. No, vaffanculo, ti piasse male. Madonna, ti piasse un prurito al naso di quelli. Madonna. Ti piasse, non so, mal di palle, l'orchite. Vabbè, oh, secondo boss mi ha distrutto il robottino, ma non sono stato ucciso. Quella è la cosa fondamentale. You're great, perché se no muori ti fa sempre complimenti, giustamente. Ora, il difficile è il terzo livello. Il terzo livello è da mano in fronte, cioè, ci sono nemici ovunque.
Ma vabbè, concentrazione, io non voglio perdere. Non voglio. Ora dovrei diventare Orazio Grinzosi. Anche perché sono biondo. Quindi diventando grasso. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Orazio Grinzosi. Ora sto sparando. Qui c'è un po' di cibo. Un po' di cibo qua. Dai, salta, stronzo. E non salti, allora sei una merda. Cibo. No, 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 no. Basta cazzeggiare, basta. Qui se no. Oddio, i polli. Cibo. No, no, no. Ma è difficile, bestia. Quello con la moto mi sta sui coglioni, ma non mori. Madonna, oh, ti sono il culo. No, ma poi... Oddio, che culo, no, lì ho avuto anche un po' di fortuna. Peschi. Vai. Grande, grande, grande. Così. Mori. La dieta non la voglio perché è grasso, fa più danni. Oltre ai danni alla salute, perché sono grasso, ho diabete, però fa più danni. È tutto connesso al discorso, capito? Ma che... No, vabbè. No, no, Zeb, perché fai ste cose? Cioè, sono saltato e c'erano i razzi ancora che dovevano sparire. Ma porca puttana, vedi, vedi, se tu fai un errore anche di merda, mori. Cioè, questo è Metal Slug, la bestemmia pronta, no? La bestemmia è lì, in canna. Poi quando mori parte. Cioè, alla fine c'è poco da fare. Puoi essere bravo quanto vuoi, ma poi se fai un errore... Madonna. Questo si abbassa come una merda. No, ma non puoi farlo. Non puoi farlo, non puoi farlo. Kebab. Grinza. No, fagioli. Fagioli. No. No, oddio. Uff. Cioè, non muoio lì e muoio prima per una stronzata. Vedi come cazzo si succede qua. Mori per le cagate, magari per le cose difficili, siccome sei concentrato. Non mori, però per le cagate mori. Porca puttana, oh. Questo per dire una roba giù. Eppure i motori sono rotti, madonna, mori. Oh. Zero bombe, non mi piace sta cosa. Aga, sì, che ora nel minimo... Succede qualcosa di brutto. Queste granate, vedi, rompono, Che sembra una cosa da poco, invece guarda, rompe, ora non c'ho bombe. No. Col cazzo. Col cazzo. Madonna. Uccide, no, ma un peccato per l'errore di prima, peccato. Affanculo anche a lui. Però dai, al quarto livello ci arrivo come minimo,
vorrei ben vedere, se no vuol dire che sto diventando mio tizio. No, eh. Ma perché ricordiamocelo per l'ennesima volta che il X è più difficile del 2. Molto. Ora questo devo stare attento a non farmi schiacciare. Perché se ti schiaccia non ti toglie un'attacca, ti distrugge completamente il velivolo. No! Oddio! No, no, sì. Che culo. Dammi il gas! No. Guarda, mi dà il gas. Il gas. E dai, levati! Dai! Meno male, è andata bene. Oh. Voglio dire, se non fosse per quell'errore di merda, non sarei morto ancora, però. Oh, sono saltato con i razzi sopra che stavano uscendo dallo schermo, zio. Vabbè, dai. Però sono arrivato al quarto livello. Vediamo fin dove arrivo, dai, facciamo così. Ripeto, non sono un dio di Metal Slug, ma qualcosa so fare. Qualcosa so fare. Ma a cagare. Qui bisogna stare attenti alle granate, che sono bastardo. Guarda, guarda quante ce n'ha, ma quante te ne andate di granate? Un esercito finanziato bene. No, io non devo morire qua. Ti lancio le palle nere, le palle nere. Grosse e nere ste palle. Affanculo. Vai. Se ne va. No. No, no, no. Vieni qua. E va. Oh. Ora diventa cattivo sto livello. Dai, cadi. Dammi le palle. Sì, le palle, mi ricordo bene. Uno, due, mori. No, e no. Vabbè, sono morto come un grullo lì. Ah, accidente a me. Sto livello è tosto, è tosto. È tosto. Basta, sto pozzo di merda. Un pozzo di merda. Mamma mia, oh. Basta. Meno male. Madonna, oh. E basta, Cristo. Tanta roba c'è qui. Troppa. Che è un segreto? Sì. Dai, dammi un'arma. La dieta, vaffanculo. No, ora no, bestia, ci sono gli extraterrestri. Tacci su, no. Questo da brutto signore, sta parte. No, qui è rischioso, no. Ah,
No, dammi questo, Dio. E mori, mamma mia. No, vabbè, ma stiamo scherzando. Oddio. Oddio. Oddio, sì. Che culo. Non fare cazzate, Zeb. Se hai il boss, sei arrivato al boss, non fare le tue stronzate che fai, che come prima, che ti butti sopra i razzi come un macaco. No. No, 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 no. Dio. No, 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 no. No, porco lui. No. No. Sì! 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 Ultima zona! E si può fare di meglio, solo che ho fatto gli errori da imbecille, ma sono riuscito a superare il quarto livello di Metal Slug X. Ragazzi, questo è tutto, spero che il video non vi sia piaciuto, e se arriviamo ad 1 milione di like, prossimo episodio.